sicuramente degli spunti riflessivi, non solo, ma anche gli alunni presenti in sala sicuramente avranno delle domande, dobbiamo dare anche spazio ai ragazzi. Adesso, prima di passare all'altra relazione, voglio invitare la dottoressa Concetta Sinitropi per un autorevole intervento e un saluto. Buongiorno a tutti. Nel congratularmi per la buona riuscita di questo evento, voglio ringraziare tutte le direttive del CIPE, in particolare la Presidente e tutte le socie per avermi invitato a prendere parte a questa manifestazione. Una manifestazione che intende porre le basi per una rete di contributi sulla riflessione che si deve doverosamente fare su alcuni fenomeni che purtroppo colpiscono la nostra società. Intervenire dopo le autorevoli relazioni non è facile, se non altro per il turbamento psicologico che io personalmente ho provato dopo le parole della dottoressa Marina Fogliati. Le ho provate come donna, ma soprattutto come un attento pedagogista che si occupa dell'educazione e che effettivamente nota spesso nel quotidiano fare scuola i primi segni di un disagio che poi da grandi si manifestano in fenomeni di violenza, vuoi come bullismo, ma vuoi anche come stalking giovanile. La scuola si deve occupare non solo di istruzione, ma si deve occupare di formazione, di educazione, e quindi deve porre particolare attenzione a quelli che sono i bisogni primari di tutti gli alunni che ci vengono affidati con fiducia dalle famiglie. Quando parlo di bisogni primari non mi riferisco soltanto al fatto che i bambini spesso hanno bisogno anche di cure essenziali, di alimentazione o anche di avere qualcosa in più per ripararsi dal freddo, ma mi riferisco soprattutto all'affettività. E noi notiamo spesso come nelle nostre scuole, io mi occupo di bambini dai 3 fino ai 12 anni di età, ci sono dei disagi che vengono nascosti per paura di essere poi giudicati o per paura di subire violenze da parte degli adulti. La scuola non è solo il tempio della cultura, ma la scuola è una comunità attiva, una comunità che deve guidare verso quella che Immanuel Kant definiva la categoria fondamentale cui va ricondotta la moralità, quell'imperativo categorico. E noi, come società, non solo come società e comunità educante, ma anche come società civile, non possiamo non tener conto dell'evoluzione che c'è stata negli ultimi decenni. Si sono persi i paradigmi fondamentali di riferimento, si è perso il senso della famiglia, il senso dell'amor proprio, il senso della dignità umana. Ritengo che sia urgente e da non sottovalutare l'impegno non solo di tutte le istituzioni scolastiche che devono fare rete, ma anche l'impegno tra tutti i soggetti che si occupano di formazione. Come dicevano prima i nostri pregiatissimi relatori, bisogna fare rete, ma questo dobbiamo farlo non sporadicamente, dovremmo farlo ogni giorno, perché noi scuola, vi assicuro che abbiamo bisogno delle famiglie, ma abbiamo bisogno di esperti. Le famiglie sono diventate oggi sindacalisti dei loro figli, i genitori
genitori vengono solo per urlare le volte delle scuole. Ma cosa ci urla? Perdonatemi, signori genitori presenti, non sarete sicuramente voi responsabili di alcuni fenomeni che si riscontrano nella società di oggi. Però i genitori che urlano sono proprio quelli che abbandonano i figli. Noi chiaramente abbiamo un fenomeno che ci è stato posto alla nostra attenzione anche da Don Domenico, perché nella piazza di San Giuseppe ci sono tanti ragazzini che nelle ore del pomeriggio fino a notte tarda si riuniscono e cosa mai fatta in questa comunità creano un po' di disordine con degli atteggiamenti e dei comportamenti sicuramente da stigmatizzare. E allora tutto questo richiede una grande attenzione, ragazzi. Ricordatevi che la libertà è bella, però non deve andare a sfociare nel libertinaggio. Ricordatevi che la famiglia vi deve dare le basi della vostra formazione, ma anche la scuola non deve disegnare di occuparsi di quelli che sono i valori fondamentali. Valori fondamentali sono l'amore, la libertà, il rispetto dell'altro, sia che si tratti di un soggetto del proprio sesso o anche di sesso diverso. La donna, come qualcuno diceva, perdonatemi, lo dico con consapevolezza, ha una marcia in più, ha un valore aggiunto, perché è una grande aria di sentimento profondo, oltre che di creatività. Pertanto va rispettata, va voluta bene, non va trattata come un oggetto o come un elemento di proprio possesso. Dall'altra parte deve essere la donna, la ragazza che cresce, a farsi rispettare. Spesso curiamo molto l'apparenza, ma dobbiamo curare l'essere, dobbiamo curare la nostra intelligenza, dobbiamo curare il nostro saper fare, perché ci dobbiamo fare rispettare da tutti, ma dobbiamo anche rispettare. Io non sono per l'emancipazione della donna che vuole a tutti i costi opporre la figura femminile a quella dell'uomo, sono per il rispetto reciproco. Però vi assicuro che dalla donna si richiede qualcosa in più, si richiede l'equilibrio, si richiede la serietà, si richiede la coerenza, sia come figura appartenente a una famiglia, sia come figura istituzionale. Non ci possono essere doppioni nella vita di una persona. No, io non sono una buona mamma e diventerò una buona amministratrice. Io non posso essere una cattiva mamma ed essere una buona dirigente. Penso che quell'unità imprescindibile della persona umana, come ci ha spiegato in psicologia, deve essere la chiave di volta per andare sempre avanti. Con umiltà, perché l'umiltà apre tutte le porte, ma anche attraverso la conoscenza. Quindi la scuola non può trascurare che esistono questi fenomeni, purtroppo. Esiste lo stalking giovanile e noi ci dobbiamo occupare di questo, e lo facciamo, cercheremo di farlo ancora meglio attraverso dei progetti in rete per andare a cambiare un po' le cose. Sicuramente è un impegno che assumeremo con maggiore responsabilità. Cercheremo di creare delle occasioni per informare i ragazzi, cercheremo di creare le occasioni per confrontarci, ma soprattutto nelle scuole sarebbe bello e possibile creare degli sportelli di ascolto, in forma anonima ovviamente, non da divulgare, in maniera che i ragazzi possano trovare un orecchio amico che li ascolti e li possa guidare. Io sono felice di essere qua oggi, sono felice quando posso dare il mio umile contributo per la crescita di questa comunità. Quindi grazie ancora.
pesce anche chi la porta avanti. Quindi simpatizziamo sicuramente queste forme. Grazie ragazzi. Direttrice, grazie. Ci fa riflettere perché la voce del cuore che parla. Io conosco la direttrice e ha fatto veramente un intervento bellissimo. Adesso è la volta della dottoressa Denise Insigne di Bertoni La Pronuncia, responsabile struttura CIF Casa delle Donne Madonna di Lourdes, centro antiviolenza regionale. Ragazzi, io veramente avrei modo di sentire poter intervenire dopo tutto quello che si è detto, veramente tutto fuori dato, e cioè è veramente emozionante vedere che si può lavorare, ci sono dei tanti risultati da assicurare, che anche noi purtroppo abbiamo stato e di quali abbiamo visto tante cose tremende da questo luogo si potrebbe neanche raccontare. Ma comunque come responsabile della struttura, la nostra struttura è una struttura dove vogliamo bene tutte le violenze, purtroppo anche una parte di questo gruppo di violenze, la violenza domestica, sessuale, fisica, psicologica, economica, eccetera. Allora, la nostra struttura comunque collegata, mi spiego perché eventualmente qualcuno avrebbe bisogno, può rivolgere alla struttura attraverso il numero 1522. È un numero nazionale che è attivo 24 ore su 24. Noi quello che cerchiamo di fare all'interno della struttura è un recupero socio-educativo, no? In cui c'è l'ascolto telefonico, l'ospitalità, la conferenza psicologica o legale, che sarebbe quello che la vittima in quel momento ha necessità, il supporto per i minori vittime, perché purtroppo ci sono moltissimi bambini che assistono alle violenze subite dalle madri, e poi anche un intervento di mediazione culturale con interventi di prevenzione. Gli interventi di prevenzione li facciamo direttamente nelle scuole, cioè a questo momento di interventi di prevenzione, perché vi stiamo dando almeno un'informazione utile di quello che significa la violenza, a cosa potrebbe portare la violenza. Gli interventi di prevenzione culturale, perché dentro la nostra struttura purtroppo abbiamo donne italiane e donne straniere. Molte donne straniere non hanno una rete familiare di aiuto, quindi vengono accolte dentro la nostra struttura. Quel momento lì abbiamo bisogno anche di qualcuno che possa condurre, sono anche i problemi con cui si sono affilati. Allora, che succede quando la donna arriva, no? O quando si avvicina allo sportello? Quando la donna si avvicina allo sportello, prova un senso di colpa, e questo lo abbiamo visto. Senso di colpa, cioè, dalla colpa mia, che non ho preparato, ho lasciato il piatto caldo e il mio marito comunque mi ha dato la luce fuori, ma effettivamente è la colpa mia. E in altri momenti può dare, scaturare proprio tutta la sua rabbia, o anche può raccogliere informazioni tipo utile, cosa vorrebbe succedermi se io eventualmente facessi una denuncia, perché per arrivare a fare una denuncia ce ne vuole del tempo. Non è un evento così nettamente semplice, ce ne vuole proprio una consapevolezza e una volontà di togliersi questa dipendenza, perché tutto è fondamentalmente relazionato con la dipendenza, come ha detto il dottore. Se una donna ha autonomia, sicuramente non dirà o non dipenderà da nessun altro, prenderà decisione per se stessa. Allora, come arriva la donna? Le donne arrivano direttamente dal pronto soccorso o dalle forze polizieste, diciamo la polizia o i carabinieri, ce le portano le donne direttamente alla struttura. In quel momento noi vediamo un essere veramente di
frutto, no? Ma non solo a livello corporale, quella parte fisica che si vede, ma la parte psicologica, e soprattutto quando viene accompagnato dai bambini, dovete vedere come queste poi le creature tremano accanto alla madre, cercando anche loro un momento di tranquillità, di qualcuno che li difenda, no? Che è veramente tremendo. Allora dovete vedere che anche queste donne senza nulla, assolutamente nulla, perché è uno stato di piena emergenza. Qual è il tipo di emergenza che noi abbiamo dentro la struttura? Chi ci arriva purtroppo normalmente è chi in quel momento sta scappando. Sta scappando, non ho avuto neanche il momento di riflettere perché vorreva anche per quella situazione. Chi ci arrivano in quello stato. E sono persone che non hanno purtroppo neanche tutta la scuola di loro. Questo è una richiesta alla scuola, perché quanto sia importante la formazione di una donna, quanto sia necessario per creare un'autonomia, un'autosufficienza, ed è questa la nostra donna all'interno della struttura. Perché senza quello saremo con una donna troppo dipenderà costantemente, soprattutto in queste culture, dove sono cresciute le maschilite, dove la femmina viene chiamata femmina, come fosse un animale di sesso femminile. Noi siamo donne. Cioè questa è una cosa che dovete proprio pensarla, crederla, perché è così. C'è la diversità di genere, e c'è la diversità di genere, ma bisogna riconoscere questa diversità di genere, riconoscere la diversità. Tu sei diversa a me, io sono diversa a te, ma comunque ciascuno di noi ha delle cose interessanti, delle cose importanti, ciascuno ha qualcosa da dare. Quindi non è che uno è più e l'altro è meno. Cioè, c'è un rispetto che deve essere comunque riconosciuto e deve partire dalle famiglie, delle famiglie e dentro della scuola comunque si può aumentare questo rispetto. Allora, i problemi che noi riscontriamo quando le donne arrivano sono le paure della solitudine, dove affrontare il mondo da sole, perché non sanno come fare, perché non hanno gli strumenti per poter farli, perché nessuno è insegnato ad avere questi strumenti. Quindi è un lavoro abbastanza complicato, che è un lavoro diverso, no? Chi ha paura anche dei tempi di processo? Chiaramente i tempi sono lunghissimi, in questo periodo la donna si sente ancora più castigata. La dissidenza, un altro aspetto fondamentale, è che secondo la mia opinione la dissidenza proviene molto del periodista, cioè la donna viene dissidenza, non si fida di noi, ma precedentemente ho subito anche il pregiudizio del tipo sociale, cioè mi è toccato sentire molte volte da gente strana comunque dire ma sì, ma quella, le hanno allenata, se lo meritava perché lei si comportava in quel modo di là, giustificando un comportamento violento da un uomo verso un partner. Quindi su questo anche dobbiamo lottare. Cioè, dobbiamo dare cultura, dobbiamo pubblicizzare le persone. Quindi questo è il primissimo stereotipo, tante qualificazioni sono state in più italiano, sono le parole che sono complete. Queste ci aiutano le persone e non si dà nessun altro tipo di tempo. Allora la nostra casa è un nostro un luogo di solidarietà, è un parte per ricostruire, ma lo dobbiamo fare all'interno di questo progetto che vogliamo fare con queste persone, è una ricostruzione passando sulla ricostruzione dell'autostima, come si è detto anche in precedenza, di un'autonomia, di dare una vera educazione differente che questa persona può avere e di fare un progetto educativo di qualità dove ciascuna delle necessità che ha questa persona attraverso di cosa, cercando il posto di formazione, di quello di la formazione fondamentale. Solo attraverso quello si può crescere. I bambini dentro la casa trovano un posto, una condizione dove possono esprimersi in modo più libero, no?
completamente diverso da come erano stati nei momenti precedenti. Allora, questo è un tema, è una parola che è adorabile per il mio amico, che è proprio la resilienza. Suppongo che la conosceranno i ragazzi, qualcuno sì, qualcuno di meno, insomma. Questa è la capacità che tutti possiamo avere. Ed è lì dove io ritorno sempre a quello che abbiamo fatto con la dottoressa. Abbiamo avuto un caso talmente difficile di una ragazzina che ci è arrivata violentata, non una volta, abusata, non solo una volta. Questa ragazzina scappava, insomma, e finisce con fare una denuncia al padre, anche perché e ad altri nella nostra struttura, è stata con noi un anno e mezzo. Un anno e mezzo dove si è fatto un lavoro tremendamente complicato e difficile. E se non fosse stato per l'aiuto di tutti, questo non avrebbe avuto una buona uscita, un buon risultato. No? Qui abbiamo visto la capacità, abbiamo notato quell'emozione molto dell'amore, come avevano questa capacità di superarsi, di ricostruirsi. Quindi la capacità di una persona di affrontare i quotidiani di tutta la vita, fronteggiando lo stress, motivo di avversità, ma anche la resistenza alla risoluzione e la capacità di ricostruzione. Perché io sempre dedico anche nei figli la capacità, se noi abbiamo tre bambole per esempio, una bambola che è di questo materiale di ceramica, da una macinata questa bambola si rompe il cantone, un'altra bambola di plastica si rompe, ma poi meno. Per caso una bambola metallica si lascia manca, ma non è distrutta da quanto. Ma tutte quelle che comunque si possono ricostruire, si possono ricomporre, e questo è quello che noi cerchiamo di fare all'interno della struttura. Però non so se ho più tempo, volevo altre cose da dire, però perché cioè, l'importante è proiettarsi, fare e pure il paura è un'altra parola importante, cioè dare forza a una persona, c'è la possibilità e c'è la possibilità di uscire dall'evento. Vi faccio vedere rapidamente un filmino, no? Della struttura delle due persone che parlano principalmente del loro stato. Sono laureata in lingua di estero.
specializzata in lingua russa, tipo di dottoressa, guardando questo, ma faccio una serie internazionale come infermiera generica. In Ucraina, aveva la vita molto più povera, se non veniva in cerca di lavoro. Sono arrivata a casa mia, che non si lavora per 23 anni. Insegnando però che si da scuola. Sono rimasta vedova, ho conosciuto un uomo italiano con cui ho vissuto questa 10 anni. In ultimi 2 anni ho cominciato a subire violenze da parte di lui. Violenze fisiche, violenze morali, psicologiche e anche sessuali. Questo diventa così un canale in culo per me, quello che ho fatto. Io ho sempre pensato con i miei tutti i miei cugini, ho capito. Parlavo con la sì, parlavo a casa. Soltanto avevo 8 mesi di sera, soltanto per venire. Subito siamo sempre entrati in una stessa stanzetta. Mi sono detto, andiamoci. E poi abbiamo detto no, mio marito sempre che ha. Ok, ma questo mi guardava sempre il pane grande da fare per studiare. Ho fatto un altro e allora siamo dovuto interromperlo perché giustamente sono altre persone che devono continuare e però si vede un punto di riferimento eventualmente se c'è qualcuno che sono conoscente o qualcuno che ha risultato numero 22 e che siamo per al 18 dicembre 2012 al 31 gennaio 2016
in particolare ho voluto vedere come riferimento il mese di gennaio 2016. In particolare sono giunte a gennaio 2016 2795 chiamate, di cui 1418 sono quelle effettivamente valutabili, anche perché molte volte abbiamo ovviamente telefonate non in aderenza a quelle che sono le richieste proprio specifiche del centro di prevenzione. Un dato che si è evidenziato in particolar modo in questo mese è che circa l'89,55% delle chiamate su base del numero di 1418 sono state effettuate da donne italiane, mentre il 10,45% da donne straniere. Le regioni maggiormente colpite dal fenomeno dello stalking si attesta per gennaio sempre, la Lombardia dal 16,01%, la Calabria si attesta, purtroppo devo dire anche la Calabria c'è, con il pure 33%, 33 sono state le richieste appunto per venire dalla Calabria. Il luogo in cui solitamente avvengono le violenze purtroppo rimane sempre all'interno della situazione, che si attesta a circa l'87,58%. Le varie tipologie di violenze. Sempre con il dato 2016 abbiamo la violenza fisica, quella che proprio copriamo il dato ufficiale, 53,5%. La psicologica si attesta a un 35,79%, le minacce al 4%, la violenza sessuale al 2,32%, quella economica, mi sembrerà strano, ma fa parte anche questo dell'ambiente che circonda questo fenomeno, il 2,11%, le molestie sessuali lo 0,84% e i morti lo 0,63%. Con il termine inglese stalking, derivante da to stalk, si è solito indicare una serie di atteggiamenti, di comportamenti, cosiddetti atti persecutori, tenuti da un soggetto, cosiddetto stalker, nei confronti di un altro soggetto, cioè la vittima, mediante persecuzione al fine di generare lo stesso paura e ansia, compromettendo in tal modo il normale svolgimento della vita. Nel 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno recante misure contro gli atti persecutori ed ha introdotto i reati di stalking, atti persecutori, mediante l'inserimento dell'articolo 612 bis del codice penale, derivatamente acquisito con legge nel 2009 e con la legge numero 38. Il titolo si attesta all'interno di un parametro di normativa del codice penale dei delitti contro la persona e contro la libertà morale, cioè introdotto e inserito all'interno di tutti quelli che sono i reati legati alla legge sessuale, per intendersi. L'articolo enuncia queste sessuali parole. Salvo che il fatto costituisca tutelato reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psicofisico, ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina, è comunque, da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito a querela della persona offesa con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Ovviamente nell'ambito dell'ambito della procedura penale e della procedura penale già ci sono identificati le reati di molestia, cioè di massima. Per configurarsi il reato di stalking invece deve esserci come elemento fondamentale la reiterazione, cioè una condotta tipica continuata verso determinate persone, fino a in generale in questi una, come dire, violenza nel naturale svolgimento della vita quotidiana. Proprio questo si genera il reato. Nell'ambito giuridico, al di là dei relatori che hanno espresso in maniera chiara il fenomeno, diciamo, del danno non solo biologico, perché si ritiene il danno biologico un reato specifico, ma l'elemento anche psicofisico troviamo di fronte e vengono evidenziate 5 tipologie di forme di stalking, o meglio
meglio abbiamo, come dire, così lo storpiello risentito, bisognoso di affetto, corteggiatore, inconfidente, respinto e figlio che è il predatore. Anche in questo caso non mi soffermerò perché comunque già abbondantemente rappresentato dagli psicologi, ma nella procedura correzionale evidenziale soprattutto quello che è il cosiddetto predatore. E quello stalker che ha in quale scopo? Quello di avere rapporti sessuali con la bambina, pedinata, inseguita e spaventata. Proprio questo stato di ansia e paura della vittima, in genere nello stalker, uno stato di eccitazione in quanto prova un senso di potere pianificando la caccia. È vero che è uno dei fenomeni più pericolosi che vengono solitamente denunciati. Il reato è perseguibile a quella della sua offesa, ovvero da un tempo, 6 mesi dal momento in cui purtroppo iniziano ad accadere questi eventi. Ovviamente si dice ufficio nel momento in cui abbiamo già dei reati connessi alla specie di potere dello sporting o persone con disabilità, vi faccio la legge 104 del 92. È stato introdotto per quanto riguarda il reato di stalking anche un'altra forma di autotutela verso i nuovi prima di arrivare alla denuncia, che è quella dell'ammonimento davanti all'autorità pubblica di sicurezza. Ecco, io esorto oggi in maniera molto concreta, al di là di legarsi direttamente alla denunciare il fatto nel senso della guerra, ma diciamo strettamente alle istituzioni, ai centri di violenza, affinché gli uffici legali competenti possano immediatamente attivare una richiesta di ammonimento davanti all'autorità pubblica di sicurezza, in questo caso all'autorità pubblica di sicurezza mi faccio assessore, il quale analizzata la domanda di quelli che sono gli effetti ministri contenuti, può, e su questo può faccio una forma di dissenso nei confronti della norma, perché quantomeno il questore la della pubblica sicurezza dovrebbe operarsi immediatamente per tutelare la donna all'uomo del piccolo stupore. Dico, la norma comunque sancisce che il questore valutata la forma di rappresentazione del fatto può eventualmente ammonire, quindi obbligare lo stupore che ha dovuto darsi da determinati luoghi, avvicinarsi alla donna e così via. Sempre a seguito dell'evoluzione della norma, nel 2011 a seguito della Convenzione del Consiglio d'Europa, quella di Istanbul, tra i vari pacchetti che sono stati offerti in quella situazione, chiaramente sono stati introdotti nuove forme di tutela. L'attuazione del tracullo, del patrocinio di coloro i quali sono vittime dello stalking. E nello stesso tempo per le donne in Italia, come già fatto parte dell'articolo 14 del secondo, per le vittime della tratta è possibile per la donna straniera ottenere anche dei benefici per rimanere nel territorio nazionale. Ora, non parlo per non dire la norma che si è provocata per le donne. Dato che non viene lo stalking, in considerazione di questo abbiamo creato un accordo con il CIF di regolare il movimento, inviato il programma. E inviato il programma è un diario che dovrebbe essere tascabile. All'interno di questo ci sono i numeri di riferimento di emergenza, i centri di violenza presenti sul territorio, ma in particolar modo vi è la possibilità di scrivere la cronologia, la cronostoria di tutti quelli che sono quegli effetti o momenti di quelle situazioni che possono in qualche maniera cagionare una variazione della vita normale della singola donna o del singolo uomo. Pertanto io consiglio, mi permetto appunto di darvi alcuni consigli che non vi aiuta a scappare, dove annotare qualunque cosa. Poi inventate di tutto.
tutti i valori, le proprietà e gli oggetti che hai in casa. Apri un conto corrente senza dirlo a nessuno e versaci tutti i soldi che hai raccolto. Ricorda che lui non ti darà più soldi in modo da poterti tenere sotto controllo. La cosa più importante è non incolparsi ed essere in grado di rilevare le situazioni di violenza che subisci. Cerca quindi di annotare nel diario di più le situazioni in cui il tuo partner ti fa star male, dei momenti stressanti offensivi e ad attacchi fisici, maltrattamenti, gelosia, incidenti. Dovresti indicare la data dell'episodio, ricorda le parole specifiche che ti ha detto e trasferirle in tra virgolette. I potenziali testimoni che ti hanno visto o erano con te, non scritti, i potenziali testimoni che erano con te, non va scritto mai il cognome, solo le relazioni che ti vedono. È importante conservare gli SMS e le mail, non cancellare i messaggi dal telefono e cercare di mantenerli in formato originale. E documenta inoltre con delle immagini i danni alle cose e soprattutto delle ferite purtroppo subite. E ricorda di portare sempre con te questo piccolo diario. Le chiedo scusa, avvocato, adesso proprio dover richiamare. Adesso iniziamo la conclusione di questa giornata. Certo, ci sarebbe rimasto da riflettere, da discutere, i punti interrogativi sono tantissimi. Le ragazze di scienze umane, il liceo delle scienze umane, avevano anche preparato delle domande per la dottoressa Spinaggio, ma lo farei in un altro tempo. Darò la parola alla dottoressa Ferrara per concludere e alla presidente nostra della sezione di medico, la dottoressa Caratoni. Thank you.
Ci troviamo presso l'istituto Tenente Colonnello Familiari di Melito Porto Salvo, dove questa mattina si è tenuto il convegno sullo stalking. Insieme a noi lo psicologo e psicoterapeuta Sandro Otolitano. Buongiorno a tutti. Nel corso dell'iniziativa vi siete soffermato sulla dipendenza emotiva. Di cosa si tratta? Sì, credo che sia il nodo centrale di questo argomento, cioè l'argomento della dignità della donna. La dipendenza affettiva, come dicevo nel mio intervento, è estremamente diffusa. Ci abbiamo sottolineato, insomma, molte volte che è uno stato patologico, cioè dove non c'è reciprocità, dove nella dipendenza affettiva c'è quell'elemento paradossale, no? Che dicevo durante l'intervento del io non posso vivere senza di te né con te, quindi è una condizione veramente di estremo disagio della donna. Ho anche detto che è molto sottovalutato questo aspetto, di fatto sono moltissime le relazioni di coppia che sono improntate a una dipendenza affettiva, sia nei ragazzi, diciamo, giovani, ma anche negli adulti, anche nelle persone appunto sposate, anche sposate con figli. Quindi c'è questa dipendenza affettiva che poi tra l'altro impedisce che molte donne denunciano le violenze subite. Quindi, quali sono le radici della dipendenza emotiva? Ma io lo sottolineo sempre, le radici è la famiglia, le radici sono i primi anni di vita. Ho sempre sottolineato come noi dobbiamo, se vogliamo fare prevenzione a questo problema, dobbiamo far sì che i bambini crescono nelle famiglie, ma crescono amati, protetti, che si sentano accettati, perché questo produce quello che noi chiamiamo in termini psicologici l'attaccamento sicuro. Cioè la base sulla quale poi l'adulto poggerà un rapporto sano con l'altra persona, nel rispetto della dignità, nel rispetto dell'altro. Quindi la radice è familiare, evidentemente è nelle dinamiche familiari questo tipo di problema. Anche il titolo, quando la passione diventa ossessione, c'è sempre un equilibrio da tenere ben saldo. Sì, la passione sappiamo benissimo che è il motore delle relazioni amorose ed è positiva, non è che di per sé è assolutamente negativa. Quando poi si trasforma in ossessione, quando appunto la passione non trova la base dell'attaccamento sicuro, allora si traduce in gelosia, si traduce in dipendenza affettiva. Perché non dimentichiamo, noi parliamo sempre un po' della vittima, cioè delle donne, ma anche i carnefici cosiddetti sono persone ammalate, persone che non hanno un attaccamento sicuro. Quindi noi per certi versi dobbiamo occuparci di entrambe le componenti di questo, diciamo, rapporto malato, perché come è ammalata il dipendente affettiva è ammalato quello che fa il carnefice, no? O lo stalker o quant'altro, insomma. Siamo con la dottoressa Mariella Squillace, responsabile centro abusi ASP Reggio Calabria. Lei ha descritto intensamente le reazioni psicologiche delle vittime di stalker. Sì, abbiamo parlato molto di quelli che sono gli esiti, i postumi di violenze subite che non solo sono fisiche ma sono soprattutto psicologiche, che sono quelle più devastanti perché quelle più difficilmente riconoscibili, e queste vittime purtroppo si riportano dietro gli esiti dei disturbi post-traumatici che sono esiti psichiatrici, spessissimo con danni a volte anche irreversibili. Sì, le ferite psicologiche sono quelle che difficilmente matureranno nel corso del tempo. Quali potrebbero essere gli aiuti che si possono attuare? Noi oggi lavoriamo all'interno della nostra struttura, che è l'unico centro pubblico che ormai è operativo da circa 17 anni nel nostro territorio, quindi sono orgogliosa di dire che è il primo centro pubblico come unità operativa del Meridione e ancora teniamo testa. Abbiamo un gruppo che lavora in sintonia e l'obiettivo è quello di lavorare con i nuovi programmi per le vittime di abuso e di violenza, che hanno un buon recupero nell'autostima, nel riconoscersi e nel riuscire a ricomporre, ricompattare la frammentarietà prodotta da queste condizioni di malessere. Non è un lavoro facile, però devo dirvi che i risultati li vediamo. Ecco, oggi si parlava di una ragazza
violentata, entra in un giro di pedofilia che fra qualche mese si sposa felicemente. Ecco, questo è il nostro obiettivo, questa è la nostra forza ed è quello che forse voi avete letto dalla mia relazione, il pathos, perché ce lo viviamo in prima persona e ce lo sentiamo addosso. Quindi quando otteniamo i veri risultati sono quelli che ci danno la forza ad andare avanti, ad aiutare altre vittime, perché crediamo che comunque dalla violenza si può uscire veramente. È importante sviluppare la resilienza. Sì, quella assolutamente. Noi dobbiamo stimolare queste vittime a trovare quelle risorse che comunque noi abbiamo. Io lo dico sempre, lo dico comunque. Dalla sofferenza, dal silenzio, dalle violenze, dagli abusi, dalle atrocità della vita, se ne può uscire fuori se tiriamo fuori quelle che sono le nostre risorse, perché ci sono. E quelle ci permettono di riniziare una nuova vita, che è quella che viene subito dopo le violenze. Qual è un consiglio che si potrebbe dare alle donne vittime di stalking? Non siate sole. Non chiudetevi nell'isolamento, affidatevi a chi vi vuole bene, rintracciate chi vi vuole bene, perché lo stalker allontana proprio dalla rete familiare, quindi ricompattate i riferimenti affettivi che vi possono sostenere, fatevi aiutare nel fare rete perché non siete più sole e poter combattere chi vi fa del male. Siamo con il dirigente scolastico dell'Istituto Megali Melito Roccaforte del Greco, dottoressa Concetta Sinicropi. Nel corso dell'incontro lei ha tenuto un discorso molto bello, un omaggio alla donna, una donna che deve crescere con equilibrio, serietà e responsabilità. Sì, il mio intervento è stato voluto dal CIF. E mi pregio di essere venuta qua perché quando posso voglio offrire un contributo modesto sulla base della mia esperienza e sulla base anche del lavoro che svolgo. Il tema era quello dello stalking, quindi io ho espresso qualche mia opinione per quanto riguarda questo fenomeno che purtroppo si riscontra nella società odierna e la scuola non può rimanere sorda a queste esigenze della società. Pertanto la scuola non deve impartire solo istruzione, ma deve curarsi della formazione dell'alunno e i giovani hanno bisogno di avere attenzioni particolari soprattutto sullo sviluppo dell'affettività e del controllo delle emozioni. La famiglia è un'agenzia educativa molto importante, un punto fondamentale per lo sviluppo. La famiglia è importantissima, è la culla della prima formazione, per cui ritengo che genitori non si nasce, genitori si diventa e bisogna comunque essere molto più responsabili, anche perché i bisogni di oggi sono diversi rispetto a quelli di un tempo. Magari i ragazzi di oggi, i bambini, non hanno bisogno di cose materiali. Una volta bastava offrire da mangiare oppure guidarli verso i principi fondamentali. Oggi invece bisogna avere uno sguardo più lungimirante perché i pericoli si annidano ovunque e quindi bisogna accompagnare i ragazzi verso la strada della formazione. Sicuramente la famiglia svolge un ruolo importantissimo perché è l'agenzia formativa che insieme alla scuola e alle altre istituzioni deve portare avanti un progetto comune e coerente per una equilibrata formazione e uno sviluppo corretto della personalità dei ragazzi. Dunque famiglia e scuola insieme per la formazione dei futuri uomini e donne in equilibrio e soprattutto nel rispetto della dignità umana. Questo è stato essenzialmente il significato di questo convegno, avere appunto il rispetto del diritto alla felicità e di vivere il proprio amore con equilibrio. Sì. E scuola e famiglia devono camminare di pari passo, la famiglia deve acquisire maggiore fiducia nelle istituzioni e anche nella scuola.